tanti casi come oggi non si sono mai registrati a Civitavecchia dall'inizio della pandemia. Sono 260 i nuovi positivi annunciati nel consueto bollettino della Regione Lazio relativo alle ultime 24 ore, dati in controtendenza con quanto si è registrato a cavallo tra la settimana scorsa e l'inizio di questa, tanto che qualcuno aveva azzardato l'ipotesi che il picco fosse già alle spalle. Il Covid torna davvero a preoccupare nella nostra città con numeri impressionanti, solo parzialmente attenuati dai tanti guariti che nella giornata odierna sono 65. Ci sono anche 3 decessi, uno a Cerveteri e 2 avvenuti all'ospedale San Paolo. Per questi ultimi si tratta di 2 anziani della RSA Santa Marinella, un uomo di 80 anni e una donna di 97. Numeri record, probabilmente legati anche alla ripresa delle lezioni scolastiche in presenza dopo la pausa per le festività natalizie, anche se negli istituti cittadini vengono comunque seguiti in maniera scrupolosa tutti i protocolli per evitare lo sviluppo dei contagi. Certamente però le lezioni in presenza rappresentano un momento di aggregazione e i casi che si sono sviluppati in praticamente tutte le scuole cittadine ne sono la conferma, tra classi in isolamento, singoli positivi, gruppi in quarantena e già in DAD. Va evidenziato che nel report odierno sono stati inseriti anche alcuni recuperi della settimana scorsa, dato che comunque non toglie la preoccupazione per i numeri altissimi registrati, con Civitavecchia che con gli attuali 1165 rimane ben al di sopra di quota 1000 contagiati. E il grande aumento dei casi che c'è stato nelle settimane scorse e che oggi ha ripreso con un nuovo boom tiene in affanno l'ospedale San Paolo. Ultimato l'ampliamento del reparto Covid a 30 posti letto, in questi giorni si sta lavorando per trasferire qualche paziente in altri istituti della regione in modo da alleggerire la piastra ambulatoriale del pronto soccorso, dove si contano circa 10 pazienti, di cui oltre la metà positivi.